La giovanissima Caitlin Worthington di Perth, Australia, studia fotografia e lavora part-time come fotografa, realizzando ritratti ricchi di brio e freschezza, tipici di un talento emergente. Contrasti, colori e sfocature studiate con attenzione rendono le foto di Caitlin un vero piacere per gli occhi, un esempio da seguire per tutti i giovani appassionati. Ci racconti qualcosa di te? Mi chiamo Caitlin Worthington, ho 19 anni e faccio la fotografa. Mi piace definirmi un artista. Vivo a Perth, in Australia. Studio fotografia e lavoro part-time come fotografa, anche se mi ritaglio sempre del tempo per dedicarmi a progetti fotografici personali, di moda o fotografia fine art. Da quanto tempo sei interessata alla fotografia? Ho scoperto e cominciato a fare fotografia all'età di 15 anni, ma il mio interesse è nato molto prima. Quando hai capito che saresti diventata una fotografa? Ho capito che avrei voluto diventare una fotografa fin dal primo momento in cui ho preso tra le mani una fotocamera. Che attrezzatura usi e quanto è importante per te? Ho una reflex, una Canon EOS 400D che spero di sostituire presto con un modello più avanzato. Uso anche molte fotocamere analogiche. Mi piace sperimentare e scoprire nuove tecniche. Credo che avere una buona attrezzatura sia piuttosto importante per ottenere fotografie di alta qualità, ma non necessariamente avere un'attrezzatura migliore ti rende un fotografo migliore. Colori e contrasti sono parti essenziali nel linguaggio delle tue foto. I software di fotoritocco digitale ti sono d'aiuto nel realizzare la foto finale? Più cose imparo sulla tecnica fotografica e meno uso Photoshop, perché i risultati che ottengo sono più naturali e piacevoli. Penso che Photoshop sia una grande opportunità per la creatività di un fotografo. Tuttavia, cerco e cercherò sempre di realizzare già in macchina la foto finale o di andare il più vicino possibile al risultato che desidero ottenere. Sei una fotografa giovane, ma hai già uno stile molto personale. Ci sono fotografi o artisti ai quali ti ispiri e che ammiri? Seguo costantemente i lavori di altri artisti e fotografi, ma fare un nome solo è impossibile. Le mie fonti di ispirazione sono tantissime. I tuoi ritratti hanno uno stile vicino alla foto di moda e di beauty. Tra 10 anni, che tipo di fotografa vorresti essere diventata? Spero di continuare a fare lo stesso genere di fotografie che faccio adesso, solo in modo migliore e su scala maggiore. Hai sempre scattato foto così belle. Come sei riuscita a migliorare? E cosa suggeriresti di fare ai giovani aspiranti fotografi ai primi passi? Credo di essere ancora una foto amatrice e di avere ancora molte cose da imparare e aspetti sui quali lavorare e migliorare. Guardando indietro, posso dire che la qualità delle mie immagini è migliorata rispetto alle prime volte che ho scattato. Ciò che mi sento di suggerire è di prediligere la semplicità e di essere sempre creativi, perché di solito chi si distingue dagli altri fa più strada di tutti. C'è una foto che ha per te un significato particolare? Quale? Amo fotografare in particolare i miei fratelli e le mie sorelle. Credo siano i soggetti più adatti a esprimere la mia immaginazione. È un tipo di fotografia che non vorrei mai smettere di fare. Che tipo di illuminazione preferisci usare per le tue foto? Preferisco usare la luce naturale, perché è la più variegata e i colori sono vibranti e realistici.
Lavori part-time come fotografa? Hai un agente? Come ti promuovi per entrare nel mercato australiano? Al momento sono una fotografa freelance. Studio e lavoro part-time, quindi il mio tempo è tutto sommato limitato. Mi faccio conoscere attraverso internet e da lì mi vengono proposti dei lavori. Credo che se ci si avventura là fuori, dimostrando di avere uno stile fresco, nuovo e fuori dagli schemi, sicuramente si apriranno delle porte. Se potessi fare lo shooting dei tuoi sogni, che shooting sarebbe? È difficile rispondere, perché sono una fucina costante di idee e se mi viene voglia di fotografare qualcosa, in genere preparo tutto e lo faccio subito. Ho sempre desiderato, però, realizzare foto ispirate a un circo un po' eccentrico, usando grandi tendoni circensi, con molte luci e colori. Ami ritrarre i componenti della tua famiglia? Che rapporto instauri con i soggetti delle tue fotografie? È diverso se conosci già una persona oppure se è una modella? Quando fotografo modelle che non conosco, sono i miei sentimenti che definiscono la fotografia. Ma quando ritraggo qualcuno a cui sono legata, come una sorella o un fratello, la fotografia finisce per raccontare qualcosa di lei o di lui, oppure dei sentimenti che provo nei loro confronti. È importante per te incontrare e conoscere la modella prima dello shooting? Dipende dal tipo di shooting. Se è di tipo concettuale, è molto importante incontrare il team prima, per organizzare il tutto e scambiare idee e consigli con le altre persone coinvolte. Che tipo di location preferisci, interni o esterni? Quanto è importante quando ti concentri sul volto del soggetto? Sto cercando di abbandonare i primissimi piani. Ne ho realizzati così tanti che ora non mi bastano più. C'è tanto altro da esplorare. E quindi sì, la location è importantissima perché può modificare la luce della foto, ma anche aggiungere o togliere qualcosa alla modella. Preferisco scattare in esterni perché mi piacciono scenari luminosi e brillanti con molti colori per creare sfondi diversi.